chiamo Roberto Manzi, sono responsabile per la formazione del personale Inticom SPA, marchio Yamamay, e sono il direttore dell'Academy, la Corporate School della nostra azienda. Brevemente, l'Academy, la Corporate School della Inticom Yamamay SPA, si occupa di formazione, documentazione e comunicazione istituzionale. Il nostro core business come Yamamay è lo sviluppo del retail, quindi chiaramente persone, stage, studenti o professionisti che vogliono venire a lavorare nel nostro mondo hanno le maggiori possibilità di inserimento all'interno proprio della vita dei negozi. Questo chiaramente a tutti i livelli, quindi partiamo dal livello di semplice addetto vendita sino a quello di store manager, vice store manager, sino a quello più qualificato di responsabile di zona. Mondo del retail, l'Italia è tra i paesi europei quello che più produce di fatto catene di retail. Cosa significa studiare il mondo del retail? Significa capire quali sono le abitudini di uso, di consumo, gli standard che un cliente deve trovare in un negozio, indipendentemente dalla localizzazione proprio fisica, geografica del negozio. Quindi se io entro in un punto vendita Yamamay, che sia a Trento, che sia a Palermo, che sia a Copenaghen, io devo trovare un modello di servizio, quindi una serie di atteggiamenti, comportamenti che vengano riconosciuti indipendentemente dal negozio dove io vado ad acquistare. Parlare di brand identity, di identità di marchio, è strettamente collegato al modello di servizio. All'interno di un negozio, le aspettative del cliente sulla comunicazione che noi facciamo dalla sede devono essere totalmente allineate. Quindi questo significa che l'insegna, gli arredi, le vetrine, lo stile anche di vendita, anche l'atteggiamento delle venditrici, delle addette vendita, devono essere assolutamente in sintonia con quanto la stampa, la televisione, i social trasmettono a livello istituzionale nell'azienda. In sostanza viene richiesto non solo un sistema di competenze specialistiche, quindi fare il visual, saper vendere, saper gestire un team, saper rendere produttivo un punto vendita. Chiaramente questi sono i fondamentali, ma viene chiesto anche un potenziamento, una crescita in quelli che sono i saperi trasversali, che sono principalmente quelli legati a tutta la sfera della comunicazione, che danno potenza ed efficacia a delle azioni tecniche. Saper chiedere un qualcosa, anche se tu la sai fare, dà un valore aggiunto appunto su feedback. Significa far anche arrivare i risultati prima, perché lo so chiedere nella maniera più efficace possibile.